Allora, riprendiamo dopo un paio di mesi il filo dei nostri discorsi con il nuovo anno e faccio un po' un breve riepilogo dell'ultimo tema che avevamo visto mettere insieme la questione del linguaggio, dell'espressione, cercare di comunicare ciò che è al di là anche delle possibilità espressive del linguaggio umano e l'esperienza della libertà. Questo era un po' il filo conduttore che come sottotrama, come sottotraccia aveva colorato l'incontro dell'ultima volta. L'idea che attraverso la parola si possa irrompere, questo è un verbo che Eckhart usa spesso, durchbrechen in tedesco, un irrompere, un frangere, un superare, ma proprio passandoci attraverso, non è un superare d'un balzo, è un attraversare e irrompere e frangere oltre una barriera, però al tempo stesso sapendo quella barriera come limite che ci si porta dentro. Quindi non è un ignorare il linguaggio, non è un ignorare la nostra contingenza, il nostro essere qui, ma attraverso la parola cercare di toccare quello che è il silenzio originario da cui la parola emerge, ma anche viceversa, attraverso il silenzio cercare di incontrare la parola autentica, perché anche qui c'è sempre questa reciprocità che ci viene ricordata da Eckhart e anche da Dogen per evitare ogni forma di assolutismo. Non dobbiamo aggrapparci soltanto a ciò che sta oltre la parola, facendolo diventare un pieno, una cosa. Non dobbiamo neanche aggrapparci alla parola pensando che solo la parola sia la risposta totale. Perché c'è questo continuo trapassare, trasparire dall'una all'altra dimensione. In questo passaggio dalla lingua, dalla parola parlata a qualcosa che sta oltre e dal silenzio però a qualcosa che si comunica. Allora, in questo senso anche parlare non significa più parlare dell'esperienza o sull'esperienza, che è una cosa che invece molto spesso i filosofi fanno e magari fanno anche bene, ma rischiano poi di restare lì, impigliati lì. Parlare non è tanto un parlare dell'esperienza o sull'esperienza, ma è un parlare dall'esperienza, a partire da, come se l'esperienza fosse un evento, un incontro da cui sgorga una parola. Quindi non è che è illuminato e santo parla un altro linguaggio, ma usa lo stesso linguaggio arricchendolo, profumandolo, insaporendolo in un altro modo. Gli strumenti sono sempre quelli, anche Eckhart scrive, parla, comunica con i suoi confratelli, con i discepoli, con gli uditori delle sue omelie. Dogen scrive 95 capitoli di questo testo. Al tempo stesso la scrittura, la parola, si offre e, per così dire, si ritrae, dice e disdice. Si dà, ma dice attenzione, non attaccatevi a questo darsi della parola, perché il darsi della parola è il luogo del costituirsi di un'esperienza, più che non un pieno che esaurisce l'esperienza. L'esperienza è sempre inesauribile, è esperienza di parola ma non solo, è esperienza di silenzio ma non solo. Quindi la parola come esperienza di libertà diventa un accesso a qualcosa che non è soltanto appunto dell'ordine della parola e del linguaggio, ma che non disdegna, per così dire, di farsi parola. Che qui il linguaggio cristiano ci aiuta anche a nominare, a cercare di intendere questa contraddizione in termini, dal punto di vista logico. Ciò che è ineffabile, che è indicibile, si fa parola. Ciò che è totalmente altro, al di là del contingente,
diventa qualcosa di temporale. E anche l'illuminazione buddista tiene insieme questa contraddittorietà logica. L'illuminazione, che è qualcosa di atemporale, però si dà nel tempo, accade, emerge, irrompe in una dimensione di vita, in una dimensione di sviluppo, di contingenza, appunto. Contingente è contangere, in latino è il toccarsi con, è l'essere appunto qui ed ora presente, non altrove, non è il trascendente, non è il necessario. Il contingente è ciò che si espone, proprio pone se stesso al di fuori, si dà nel mutare, si dà nella sua anche fragilità, si dà nella sua esposizione all'alterità. Ecco, questi erano un po' i temi che più o meno erano emersi e che si legano appunto anche ai temi di oggi. L'idea di un movimento che esce e al tempo stesso ritorna in sé, una libertà che a partire da un'esperienza si comunica, un linguaggio che parla a partire dall'esperienza, che diventa libertà ma che si riconosce, e questa è la cosa difficile da capire quando noi restiamo legati ad un io, questa libertà si riconosce come non altra dalla necessità, in un certo senso. È la libertà dell'acqua che fluisce seguendo le pieghe del terreno. Quella è la massima libertà, potremmo dire, per Meister Eckhart, forse anche per Dogen. Non è la libertà di un io che si afferma e che dice io voglio fare questo contro. La libertà è quella che si dispone, si rende sempre disponibile, che a seconda della discesa ripida aumenta la velocità, che invece sul piano rallenta, che quando cresce straripa anche e quando insecca si contrae. Questo fa molto a pugni con un'idea invece appunto volontaristica di una libertà che dice no, io se decido di stare nei limiti ci sto, se decido di strabordare strabordo, ma sono io che decido, sono io che significo, che do significato a seconda della mia prospettiva alle cose. Invece qui è una libertà più ampia, la libertà che appunto a un certo momento si confonde, si sovrappone, si intreccia, comunica con quello che noi chiamiamo necessità. È chiaro che da un punto di vista, se noi intendessimo la libertà proprio solo come assenza di costrizioni, nulla sarebbe totalmente libero. Se invece si intende la libertà come una scintilla, un frammento di una libertà più originaria che è al di là o al di qua di ogni soggettività chiusa, autonoma, forte, che si vuole autoconsistente, allora la libertà diventa questo fluire con le cose. Il testo di cui leggiamo oggi alcuni brani, ma in realtà lo possiamo leggere tutto perché è breve, è uno dei più brevi testi di Dogen, è Shoji, io ho scritto il titolo, sono due caratteri, è un testo che alcuni interpreti anche hanno ipotizzato non fosse assolutamente autentico o originario. Nella prima redazione dello Shobo Genzo, il testo che raccoglie tutti questi capitoli di cui noi leggiamo appunto solo una piccola parte, la prima redazione di questo grande testo non presenta Shoji. Il fatto che anche è scritto in un modo apparentemente più semplice, poi vediamo in che senso più semplice, è sempre un po' una parola delicata da usare con Dogen, però l'ultima parte soprattutto sembra chiaramente rivolta ad una comunità non molto addentro alle dinamiche del messaggio buddista, e questo ha fatto pensare o che fosse un testo esoterico, cioè destinato alla esteriorità del tempio, del monastero di Dogen, o che addirittura non fosse neanche composto di suo pugno. In realtà i temi sono molto vicini alla sensibilità di Dogen e a noi tutto sommato interessa anche poco dirimere le questioni filologiche in senso stretto.
La cosa interessante che mi ha fatto pensare anche all'abbinamento di questo testo con l'altro testo di Dogen e che dà un senso anche al titolo dell'incontro di oggi, questo rigenerarsi nella via, il risveglio di ogni istante, è dato dal fatto che tanto in questo testo di Dogen quanto nel testo che poi leggeremo di Eckhart c'è una sorta di rovesciamento di quello che la tradizione aveva consegnato. Ogni tanto Dogen e Eckhart, potremmo dire, si divertono a sovvertire il significato di detti, di interpretazioni di alcuni passaggi canonici o delle scritture bibliche o evangeliche o della tradizione buddista, in un modo che sconcerta chi legge, perché dice: ma come un maestro di questa tradizione dice esattamente l'opposto o sembra dire il contrario di quello che ci hanno sempre insegnato, di quello che la tradizione ci ha consegnato. E qui mi veniva in mente anche un passaggio, per esempio, del Vangelo di Matteo, mi pare, capitolo 5, versetti 21 e 22. Quando Gesù dice: vi è stato detto non uccidere, ma io vi dico, anche solo chi dice una cosa negativa contro il suo fratello verrà portato avanti a un giudice. Ecco questo: vi è stato detto, ma io vi dico, che in un certo senso c'è qui anche in Dogen e c'è anche in Eckhart, e che mi piace pensare con questa idea del rigenerarsi della via, perché se si prende la tradizione esattamente come ci viene consegnata, se la si ripete, magari anche benissimo, anche in buona fede si fa così, e forse è necessario all'inizio partire da questa ripetizione. Rimettersi sulle tracce significa anche provare a mettere i piedi nelle impronte lasciate da chi ci ha preceduti. Ma se si fa solo questo è un po' un tipo di messaggio che possiamo ricavare. Se si fa solo questo, non si dà nuova linfa a quella stessa via che noi siamo chiamati non solo a seguire, ma, e questo è molto più difficile, a generare nuovamente, a inverare, far diventare vera nella nostra vita, ciascuno con le proprie forze e con i propri limiti. Ma è più autentica la via piccola, ristretta e limitata di una persona che fa fatica, ma che cerca di rigenerarla, che non una via perfettamente seguita da una persona, magari anche molto colta e intelligente, che però si limita semplicemente a ribadire ciò che è stato detto, a replicare in modo sterile quello che ha ricevuto. Questo è anche molto legato all'esercizio filosofico, per cui mi piace sottolinearlo, che molto spesso la filosofia si limita a ripetere ciò che gli altri filosofi hanno già detto, invece di fare quello che hanno fatto. Questo è anche un po' un modo per leggere i testi buddisti, i testi di qualunque tradizione religiosa. Non siamo chiamati soltanto a ripetere ciò che è già stato detto, ma a fare in modo nuovo ciò che è stato fatto. Adesso, per dirle in modo molto forte e se vogliamo simbolico, ma non solo simbolico. Non siamo chiamati, da un punto di vista cristiano, soltanto a ripetere il fatto che Gesù è risorto, ma siamo chiamati a risorgere noi. Questo è il vero nodo, la vera questione. Non siamo chiamati solo a dire che c'era qualcuno che risuscitava i morti, ma dobbiamo imparare noi a risuscitare i morti. Questo è lo scandalo che anche un certo tipo di tradizione cristiana, forse per un sacro timore, ha in parte smussato per la paura di, come dire, ed è il grande problema che poi viene trovato in Eckhart: ah, ma tu stai divinizzando l'uomo talmente tanto, lo stai facendo uguale a Dio,